Questa costruzione medievale all'interno del centro storico della città storica si trova a metà strada fra Palazzo Vecchio, la sede del potere fiorentino politico, e il Duomo di Firenze, sede invece del potere religioso. È una costruzione in pietra che sovrasta tutte le altre intorno e in origine era un granaio, un mercato del grano al piano terreno e ai piani superiori il luogo dove si conservavano appunto i cereali e il comune così controllava il prezzo e impediva eventuali arricchimenti. Rappresenta Firenze nel modo più alto in quanto qui avevano la loro rappresentanza, le arti fiorentine. I cittadini di Firenze, per svolgere attività politica e quindi per amministrare i beni della città, dovevano essere iscritti ad un'arte. E le arti decisero che qui dovevano essere rappresentate dai loro santi patroni. Ognuna delle arti ordinò ai grandi artisti del tempo le immagini dei santi che li rappresentavano. E abbiamo quindi qui la raccolta più bella, forse, del patrimonio scultoreo che va dalla fine del Gotico al Rinascimento. Il mercato del grano che si trovava in questo luogo fu presto modificato in chiesa, chiudendo quindi questi alti archi, creando dei muri fra i pilastri, e all'interno si venerò la Madonna costruendole un grande tabernacolo intagliato di marmi, decorato con vetri, con smalti. Quindi molto luminoso e molto variopinto. Si venerò la Madonna e Sant'Anna, Sant'Anna la protettrice della signoria fiorentina minacciata da un tiranno. Qui siamo in quello che era il granaio sopra la chiesa e che è oggi un museo, il museo delle sculture originali. Infatti le abbiamo portate qui dentro per proteggerle da tutti i danni provocati da una esposizione all'esterno. Questo è il piano più alto della torre granaio e da qui si ammira tutta Firenze in un giro d'orizzonte su tutti i monumenti. E sullo sfondo si arriva a vedere fino alle Alpi Apuane e il mare.